Ciao, io sono Gabriella. In occasione del First Playable 2020, l'evento B2B organizzato da Edea e che riunisce gli sviluppatori internazionali e nazionali della scena videoludica, ho avuto l'opportunità di presentare questo Indie Summit, il nuovo appuntamento creato da Nintendo e che dà voce agli sviluppatori italiani. In particolare ho avuto l'opportunità di intervistare il team di Ghost Shark, gli sviluppatori di Still There, il team di LKA, gli sviluppatori di The Town of Light, e il team di Stormind, gli sviluppatori di Remodeled. Abbiamo scambiato 4 chiacchiere insieme per conoscere meglio i loro progetti e anche la loro collaborazione con Nintendo. Iniziamo la nostra conoscenza dei team e facciamolo fin da subito con Still There, gioco arrivato su Nintendo Switch il 20 novembre e sviluppato da Ghost Shark. Carl, I don't know when you'll hear this. Are you on that space station yet? You said it was just a routine job. Repairs, comms, time for yourself. Con noi ci sono Daniele Giardini, scrittore di Still There, e Domenico Barbieri, cofondatore di Ghost Shark. Ciao Daniele, grazie mille per esserti unito a noi. Prima di tutto ti chiederei di presentarti e di introdurci il tuo team. Ciao Gabriella, io sono Daniele Giardini, conosciuto come DemiGiant, sono un ex fumettista, adesso programmo, faccio game design, scrivo, eccetera. Giochi per Still There, ho scritto la storia, mi sono occupato della narrativa e fatto parte della UI. Il nostro gruppo è formato da un insieme di piccoli studi, diciamo piccole realtà che si sono messe insieme come amici perché appunto da amici volevamo fare un gioco che ci piacesse davvero. E il gruppo principale, diciamo lo studio principale dietro Still There è Ghost Shark, che si sono occupati della parte più pesante di tutto il gioco, in più Davide Barbieri di Ghost Shark appunto, era il project lead, ha fatto la programmazione, ha fatto il design di tutti i puzzle e ha fatto parte della UI insieme a me. Poi c'è Gaetano Leonardi della Boat, che è l'artista che ha creato tutta la parte pittorica del gioco, quindi diciamo tutta quella meraviglia visiva, posso dirlo perché è una meraviglia, e poi si è unito a noi dopo Ben Burns, che è un nostro amico musicista americano che conoscevamo già da un po', con cui qualcuno di noi aveva già lavorato per fare tutta la parte di musica, conosciuto come Abstraction. Senti, Daniele, raccontaci brevemente la premessa di Still There. Allora, è un gioco in cui praticamente si racconta la storia di questo non tanto astronauta quanto operatore di un faro spaziale disperso nel nulla dell'universo. E cerchiamo appunto di raccontare la storia di un personaggio che ha scelto di isolarsi dal resto del mondo, e mano a mano quindi quello che poi si viene a scoprire è perché ha deciso di isolarsi completamente, che cosa gli è successo, che cosa gli succederà, il suo modo forse eventualmente possibile di uscirne fuori, il tutto condito ovviamente da puzzle molto tecnici. Nell'illustrazione principale nel gioco appare una classica moka da caffè. Ci vuoi spiegare come nasce questa gag? Allora, la moka per tanti motivi sta dentro al gioco, perché essendo italiani volevamo qualcosa di fortemente italiano, invece che andare con pizza o mafia siamo andati con la moka. Però anche perché è un elemento molto metaforico. Da un punto di vista visivo, già la moka rappresenta, è un po' una cosa spaziale la moka, se ci pensi, perché tutti gli oggetti della cucina per la maggior parte sono tondeggianti, invece poi la moka è fatta di spigoli, elementi che non c'entrano più di tanto normalmente. E poi una parte fondamentale del gioco è la routine. Il tuo personaggio appunto si è isolato completamente dal mondo e vive una vita fatta di routine, e cosa c'è di più simbolico della routine della moka che ti fai ogni mattina? E dall'altro poi anche, cioè ci sono mille metafore, ne dico una e poi la smetto, e un'altra, e poi anche il fatto che la moka rappresenta in un certo senso la trasformazione, perché comunque noi mettiamo il caffè e l'acqua dentro alla moka e poi lo trasformiamo, appunto trasformiamo questi grani in caffè bevibile, però tramite un processo che tra l'altro è fatto di distruzione in un certo senso, quindi con vapore eccetera, e se non interveniamo al momento giusto diventa un disastro. E questa è un po' una metafora del personaggio anche, che sta in una condizione molto compressa in un certo senso, deve riuscire a uscire fuori, però deve riuscire a uscire fuori nel momento giusto per non essere
un passaggio completamente distruttivo. Certo. Senti, qual è stata l'accoglienza del pubblico con il vostro gioco? Devo dire parecchio buona. Noi eravamo molto preoccupati all'inizio perché il gioco è fatto di due elementi molto forti, cioè da un lato una narrativa che è anche abbastanza pesante e comunque molto presente, dall'altro dei puzzle che sono molto molto difficili volutamente, perché volevamo diciamo un contraltare alla narrativa. Quindi eravamo preoccupati che a chi piaceva la narrativa poi avrebbe odiato i puzzle e a chi piacevano i puzzle poi avrebbe odiato la narrativa e quindi tutti l'avrebbero odiato. Invece è successo l'esatto contrario, cioè che magari non a tutti piacevano tutti e due gli elementi, però un elemento salvava l'altro e quindi siamo rimasti parecchio contenti, abbiamo avuto un sacco di recensioni positive. All'interno del gioco trattate due tematiche non particolarmente semplici, come il lutto e la solitudine. È stato difficile trattare queste tematiche all'interno del videogioco? No, allora, sono tematiche difficili, però non è stato difficile trattarle, perché appunto normalmente si pensa che siano difficili perché nei giochi non se ne parla in maniera, diciamo, matura, ma se ne parla in modo superficiale, tranne che se andiamo a vedere negli indie dove si parla di tutto. Quindi c'è questo aspetto dei giochi in cui si pensa che siamo una cultura ancora non pronta a parlare di certe cose, al contrario di libri, fumetti, film. Invece siamo prontissimi, quindi è come, per quel che riguarda la scrittura e la narrativa, se sai fare una cosa, sai fare anche l'altra. E è stato difficile un po', ovviamente, in certi momenti scrivere alcune parti, perché, ad esempio, nel mio caso, che l'ho scritto, io scrivo in maniera un po' interpretativa, quindi diciamo mi metto un po' nel personaggio, quello metodo Stanislavski, ma nella scrittura. Quindi è stato pesante per me, però non complicato, perché comunque siamo tutti, anche quando discutevamo di cosa fare, eccetera, siamo tutti adulti e più diventi adulto, più impari a saper parlare di queste cose perché fanno parte della tua vita. In che modo invece avete utilizzato l'humor per un'avventura che è a tratti claustrofobica e cupa? E proprio perché era claustrofobica e cupa, lo humor è stato fondamentale. Perché quando racconti qualcosa di claustrofobico cubo, ma anche con tematiche che possono essere pesanti, non puoi, diciamo, per raccontare una storia o un concetto o qualcosa, non si può mai mantenere lo stesso ritmo. Deve esserci sempre un'oscillazione abbastanza importante. Altrimenti finisci in un echo chamber in cui, anche se stai parlando di qualcosa di importantissimo, poi dopo un po' quel qualcosa non viene più recepito, perché se batti un chiodo, poi rompi il muro. Quindi lo humor è servito come equalizzatore da questo punto di vista ed è stato fondamentale. Poi devo dire, il modo anche in cui personalmente io ho sempre scritto e anche vissuto, nel senso che mischio molto humor e dramma, e quindi mi viene spontaneo e lo trovo anche un modo di comunicare che funziona e che è anche importante a suo modo, anche perché dicono tra l'altro che i più grandi attori drammatici sono i comici, e questo funziona anche sulla scrittura. In un certo senso sono assolutamente d'accordo, perché sono due facce della stessa medaglia. Invece, da un punto di vista narrativo, quali sono state le ispirazioni? Sicuramente alcune cose che sono uscite fuori e che all'inizio, ad esempio, di cui all'inizio non ci eravamo accorti, Moon, il film, molti hanno citato Firewatch, un gioco che tutti amiamo alla follia, anche se pure in quel caso l'hanno citato perché c'è una parte importante che è rappresentata dalla comunicazione via radio con un altro personaggio e con altri ancora, però non è così collegato in un certo senso. Sicuramente a suo modo, anche se sembra non centrarci molto, Papers, Please è stata un'ispirazione un po' per tutto, e poi tantissima narrativa, fantascienza. Invece per quanto riguarda l'ambientazione di gioco, perché l'ambientazione anche quella è molto particolare, è sempre piena di quasi easter egg, oggetti che ti fanno capire che quel mondo è stato realmente vissuto. È stata una sinergia in un certo senso, perché noi volevamo avere tanti elementi, perché la stazione spaziale, il faro spaziale, è sicuramente claustrofobico, è stato costruito per essere tale, però volevamo che questa claustrofobia fosse contrastata dall'idea che ci fosse un intero universo dentro questo piccolo spazio, quindi tutti i dettagli, eccetera. E poi abbiamo lavorato, appunto, dico una sinergia, perché c'erano alcuni elementi che volevamo dall'inizio, quindi chiaramente qui ci deve essere questo oggetto, quest'altro, eccetera. E poi, ad esempio, a Gaetano poi avevo detto: guarda,
poi riempi tutto con cose che piacciono a te e poi le inserisco io nella narrativa in qualche modo, perché è un metodo che trovo che spesso funzioni e infatti poi ha funzionato, quindi con, ad esempio, c'è un aneddoto che mi piace molto, a un certo punto ho disegnato per sbaglio due guanti destri della tuta spaziale, due guanti sinistri anzi, e lui poi quando se ne è reso conto li voleva cambiare, invece gli abbiamo detto no, no, lasciali che li usiamo da un punto di vista narrativo, è bella come cosa. Quanto di esperienza personale all'interno del gioco, degli oggetti c'è di vostro? Oddio, di personale da un punto di vista oggettistico e aneddotico non c'è moltissimo, tranne, oddio, c'è una storia che ogni tanto qualcuno ce la tira fuori dicendo, ah, questa scommetto che è vero, che è un aneddoto quando tu esamini il gessetto con cui segni i giorni che passano sul muro e il personaggio si ricorda di quando gli era stato tirato un gessetto in bocca e gli si era squagliato e sembrava uno zombie, eccetera, e quello in effetti è l'ho visto succedere quando stavo alle scuole elementari, però è l'unico aneddoto. Però c'è moltissimo di personale da un punto di vista artistico, di emozioni, di come cosa abbiamo deciso di raccontare, di puzzle anche, perché Davide, che poi si è occupato dei puzzle, ha messo tutta la sua esperienza di anche ingegneristica nel decidere cosa fare. Quindi è Davide a cui piace dire che Still There siamo noi, e in effetti è vero, perché comunque c'è veramente tutta la nostra passione, in un certo senso, e tutti i nostri errori che abbiamo fatto nella realizzazione. Grazie mille per essere stato con noi e per esserti prestato a tutte queste domande. Tra l'altro hai dato delle risposte veramente esaustive e anche molto molto belle, quindi grazie. Oh, grazie mille a te e buona giornata. Abbiamo Domenico Barbieri, cofondatore di Ghost Shark. Ciao Domenico, grazie mille per esserti unito a noi. Io ti chiederei, quando avete deciso di portare Still There su Nintendo Switch? Beh, Still There è nato come un progetto sperimentale. Noi siamo dei professionisti del settore, ma non avevamo mai lavorato insieme su un progetto nostro. E quindi abbiamo detto, facciamolo, portiamo in un prodotto, diciamo, quello che più ci piace nel mondo videoludico, però doveva essere una cosa piccola, un esperimento. Poi piano piano il progetto è cresciuto, è diventato più importante, ha raggiunto una certa dignità, per cui ci siamo chiesti perché non portarlo su console. E quindi la scelta è ricaduta sulla Switch, perché ci interessava fare una prima esperienza su questa console. Quale tool avete usato per realizzarlo? Il progetto è stato sviluppato in Unity e quindi il processo di porting verso Nintendo Switch è stato molto molto semplice. C'è un brand di Nintendo su cui vi piacerebbe lavorare? Beh, di primo acchito direi qualsiasi, perché ovviamente i brand Nintendo, da Mario, Zelda, cioè, quale sviluppatore non vorrebbe metterci mano? Però, sì, non so, magari Kirby, sarebbe interessante portarlo avanti. Per noi è un mondo a cui ci avvicineremmo con soggezione, inevitabilmente. Come vedi oggi lo sviluppo di giochi in Italia? Diciamo che ci sono stati molti momenti in cui l'impressione è stata, ecco, adesso sta nascendo un'industria videoludica italiana e quindi la realtà cambierà totalmente. Però purtroppo finora questi momenti sono stati poi delusi. Adesso ci ritroviamo in un momento simile, speriamo che questa sia la volta buona, perché purtroppo, a parte alcune realtà più consolidate, lo sviluppo in Italia è caratterizzato da una costellazione di piccoli team che riescono a fare anche cose egregie, però nascono, muoiono, comunque sono limitati, sono piccoli team. Ovviamente ognuno porta avanti un'esperienza, un percorso proprio, quindi c'è anche un po' una difficoltà a lavorare insieme a qualcosa di più strutturato, di più grande. Speriamo che si vada da quello che io chiamo un artigianato videoludico a quella che deve essere un'industria videoludica, quindi con società consolidate, grandi, che portano avanti
più progetti nel tempo. Domenico, io ho finito. Ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Grazie e di aver risposto alle nostre domande. Assolutamente incrociamo le dita perché concordiamo con quanto hai detto. Quindi speriamo che lo sviluppo del videogioco in Italia sia sempre più grande e importante. Speriamo. Continuiamo la nostra conoscenza di Tim, ma questa volta ci spostiamo sull'horror psicologico di The Town of Light, gioco disponibile su Nintendo Switch dal 7 febbraio. E con noi oggi c'è Luca Dalcò, creatore del gioco e anche fondatore di LKA. Ciao Luca, grazie mille per aver risposto al nostro invito. Prima di tutto ti chiederei di presentarti e anche di introdurci il tuo team. Il team LKA, l'azienda LKA che io ho fondato parecchi anni fa. Io vengo da un mondo completamente diverso, almeno apparentemente, da quello dei videogiochi, che è il teatro. Facevo scenografia con proiezioni, quindi sempre, diciamo, mi muovevo sempre nell'informatica, però su produzioni diverse. Poi abbiamo iniziato a fare anche simulazioni di spettacoli per ottimizzare le cose, lavoravo nella lirica e lì, proprio con le simulazioni, ho iniziato ad approcciare i motori real time, i game engine. La passione c'era, era un sogno lì nel cassetto parcheggiato e niente, quindi una volta presa confidenza con questi strumenti ho iniziato a fare un po' di sperimentazioni, coinvolto alcuni ragazzi che facevano parte di un corso che facevo all'Università di Firenze e la cosa è così, è sbocciata e poi è diventato The Town of Light, questa piccola cosa. Quindi diciamo siamo quattro persone che sono il core di LKA, oggi però siamo comunque una squadra di 10 persone mossi da grandissima passione sicuramente, soprattutto con The Town of Light tutti i ragazzi hanno investito proprio il loro tempo per la realizzazione, quindi un bel team, almeno insomma per me io sono molto orgoglioso di essere riuscito a metterlo insieme, a tenerlo insieme, a creare un rapporto così positivo. Luca, raccontaci brevemente la premessa di The Town of Light. The Town of Light, diciamo, appunto nasce insieme al team, nasce da un interesse personale per quello che è il disturbo psichico, diciamo, è una cosa che mi ha sempre affascinato, quel fascino così, insomma, chiaramente interessato, forse è la parola più corretta, e per questioni di persone che mi sono state vicine, che avevano problemi, e poi proprio per un interesse, sai, così, che va al di fuori anche dell'esperienza personale. Quindi, diciamo, c'era questo interesse, poi c'è stata questa scoperta un po' folgorante del manicomio di Volterra, perché io frequentavo Volterra fin da bimbo con mio padre, ma non avevo mai saputo dell'esistenza, era qualche anno che non la visitavo, lessi su internet di questa cosa, dico, ma cavolo, voglio vedere, no? Così grande, poi una cosa enorme. Mi presi la macchina, andai lì e fu veramente un colpo di fulmine, no? Perché questo ambiente che è immerso in questa natura meravigliosa, con viste meravigliose, dove però ci sono queste ombre cupe, soprattutto già come tipo di edilizia, perché è in decadimento, abbandonata, poi conoscendo la storia questo si amplifica enormemente. Quindi l'idea è stata quella di dire, guarda, devo farci qualcosa con questo posto. E abbiamo iniziato come a fare delle prove di capacità di visualizzazione di Unity, al tempo usavamo Unity, e poi appunto, come ti dicevo, è cresciuto un po' da solo, insomma, il progetto, fino a diventare un videogioco vero e proprio. Senti, il gioco è un gioco horror, sovrannaturale, ma anche ha una componente psicologica molto importante. Quali sono state le più grandi sfide e difficoltà, ma anche le opportunità che poi un gioco con questo tipo di tematica ti mette di fronte? Infatti sul discorso di horror c'è tutta una questione riguardo a The Town of Light, perché diciamo è un gioco estremamente realistico e quindi sovrannaturale non lo definirei. E diciamo è un gioco che dell'horror fa un mezzo e non un fine, quindi è un mezzo per raccontare qualcosa di più prettamente drammatico, se vogliamo. Forse, ecco, direi che le fonti sono più cinematografiche
e vengono più dalla letteratura e dalla cinematografia piuttosto che dal mondo dei videogiochi, questo sì, è un fatto personale chiaramente. Quindi ti posso citare, non so, due film che sicuramente nel periodo di The Town of Light mi colpirono proprio in modo particolare e riesco anche a vedere l'influenza, diciamo, quasi diretta, che c'era una volta La città dei matti di Marco Turco, che era un film, credo, per la Rai fatto, però molto interessante, molto bello, in cui si vede appunto questo dramma della malattia mentale, e poi un altro film eccezionale, La casa dei matti, di Andrei Koncialowski, che ha visivamente qualcosa di incredibile, poi c'ha sempre quest'umanità del malato che viene messa in primo piano e che poi è stata la protagonista di The Town of Light. Nel mondo dei videogiochi, onestamente, non lo saprei dire, ecco, cioè, anche lì è chiaro che ci saranno tante cose, però non mi rimane un po' difficile individuare qualcosa, perché come giocatore io sono molto diverso da quello che faccio come designer, mi piacciono i simulatori di guida, quindi ti immagini proprio un altro mondo, e quindi diciamo non saprei dirlo, ecco. Invece a livello di sfide, di difficoltà, qual è stata la cosa più difficile che vi ha posto di fronte, no? Che vi siete ritrovati a dover affrontare con questo gioco? Una cosa difficile è stata sicuramente trovare la giusta strategia per la comunicazione, perché comunque, ecco, il discorso horror, non horror, dramma, la paura di essere accusati di sfruttare qualcosa di così drammatico, una storia così controversa, così delicata, diciamo, per fare magari un titolo di intrattenimento di altra natura. Quindi è stato molto difficile, perché poi noi sapevamo bene che stavamo lavorando con un grande rispetto, una grande attenzione, però sai, la comunicazione a volte con poche parole, con un'immagine, con degli elementi, bisogna riuscire a far capire quello che si fa. Non è stato facile, anche perché non è il nostro lavoro. Da un punto di vista tecnico, vabbè, 2000 difficoltà, è ovvio, eravamo tutti agli esordi, quindi è inutile anche che ne parli. Un problema molto, diciamo, molto serio che ci siamo trovati a fronteggiare è stato quello del voice e della localizzazione, che avevamo, diciamo, sottostimato, che ci ha portato a fare anche degli scivoloni, perché abbiamo avuto una localizzazione inglese, quindi tra l'altro non proprio trascurabile, fatta male all'inizio, e questo ha creato dei grossi problemi, una traduzione diciamo non scorretta ma poco ispirata. Gli aspetti positivi di un'opera così particolare sono, guarda, sicuramente il discorso che la famosa storia vera, cioè la realtà, c'ha un grande appeal, no? È una cosa che comunque, quando dici basato su una storia vera, un posto vero, cioè ti accorgi che comunque ha un che in più rispetto all'ambiente e alla storia completamente inventata. Cioè noi che abbiamo fatto un titoletto, un piccolo studio indie, quindi una cosa veramente minima, no? Rispetto all'industria videoludica, abbiamo avuto una copertura dalla stampa generalista incredibile. E a parte in Italia, ma parlo dello Spiegel, Figaro, El País, quindi cioè testate dove proprio neanche nelle fantasie più spinte pensavamo di arrivare, sicuramente perché la tematica muove l'interesse della stampa generalista rispetto magari a titoli ben più importanti che però si collocano più strettamente nel mondo dei videogiochi. Come si fa a trovare il giusto equilibrio fra libertà e struttura non solo tecnica ma anche narrativa, poi alla fine, che è la cosa più importante? No, effettivamente, guarda, penso che sia proprio uno dei nodi principali nel design, nello sviluppo di un gioco di questo tipo, perché chiaramente nel gioco ti aspetti di avere un minimo di libertà, però la libertà c'ha il brutto vizio di distruggere tutti gli sforzi, diciamo, più registici che si cerca di fare. Quindi è veramente un equilibrio estremamente difficile, tanto che poi è una situazione che ha portato, no, anche a un genere di gioco che viene indicato spesso in termini negativi, a volte meno, che è il Walking Simulator, no? Che cioè, sta proprio ad indicare, cioè, beh, non sei libero, cioè praticamente cammini e clicchi. Cosa che poi in parte è anche The Town of Light, diciamo.
Naturalmente si cercano delle strategie per ingannare, se vogliamo, il giocatore, cioè per creare delle finte libertà, che detto così è bruttissimo, no? Dice, ma come? Ma invece sarà il giocatore a essere il primo a beneficiare, ovviamente, di questo inganno, perché la vera libertà distrugge completamente, perché poi il giocatore è una scheggia impazzita. Quindi una delle fasi, per esempio, di design più complessa è quella di trovare le ragioni per cui il giocatore non può fare certe cose, non può interagire con certe cose, non può andare in certi punti. Tu devi pensare tutto, no? E creare delle scuse che però siano plausibili, perché se io trovo il muro invisibile all'esplorazione è orrendo, se vado avanti solo con le chiavi che aprono le porte è banale. Quindi è effettivamente difficile. Io resto convinto della quasi impossibilità di creare una narrativa non lineare, quando parliamo di una narrativa che debba avere un forte impatto, un forte coinvolgimento emotivo, perché coinvolgere emotivamente richiede dei tempi, richiede una storia va raccontata con un minimo di regole, diciamo. Luca, quando è nata l'idea di portare il gioco su Switch? Parecchio dopo l'uscita del gioco, perché i porting sono operazioni molto complesse, soprattutto su un progetto come The Town of Flight, sviluppato da un gruppo di disgraziati come noi, senza esperienza, e quindi abbiamo fatto tanti errori strutturali nel gioco, perché bisogna pensare, appunto, noi lo sviluppavamo per noi, senza aspettative, senza pretese, e appunto poi con un bagaglio tecnico abbastanza limitato. Quindi abbiamo fatto degli errori, e facendo gli errori naturalmente i porting diventano molto più complessi. Tanto che noi abbiamo fatto self-publishing su PC. Il gioco è, quando uscì su PC, è andato benino, diciamo, ma non benissimo, né male né bene. E dopo un po' ci ricontattò Wired Production, che è un publisher inglese, che già ci aveva un po' corteggiato alla Game Connection di qualche anno prima. È tornato alla carica Wired Production, perché si vede proprio gli piaceva questo titolo, e ci ha proposto di finanziare il porting per PS4 e Xbox One. Porting che abbiamo fatto noi, soffrendo terribilmente. Dopo un annetto dall'uscita per PC, uscì la versione PS4, Xbox One. E a quel punto, sempre Wired ci disse se volevamo fare anche la versione Switch, che era palesemente la più difficile per una questione di ottimizzazioni, che era proprio il problema principale del gioco. E quindi non l'abbiamo curata noi direttamente, perché a quel punto noi avevamo iniziato a sviluppare Marta is Dead, che è il nostro nuovo titolo. Quindi abbiamo detto non possiamo un altro anno per fare il porting, eccetera, eccetera. Quindi se ne è occupato una società terza, però diciamo che è stata un po' poi la ciliegina sulla torta per aver avuto l'uscita su tutte le piattaforme. E credo anche che sia una piattaforma abbastanza indicata anche a questo di titoli un po' particolari, dopo la grande diffusione che ha avuto a livello di hardware venduto, perché comunque penso che ci sia una buona base anche di giocatori non propriamente hardcore gamer, come magari trovi più facilmente sulle altre console. Quindi è una piattaforma che ci interessa, però con le difficoltà legate proprio alla piattaforma mobile, portatile, quindi con delle performance che per forza di cose non sono quelle di una piattaforma fissa, diciamo. C'è un brand di Nintendo con il quale vi piacerebbe lavorare? Guarda, non lo so, non saprei, nel senso che per quanto io apprezzi i brand di Nintendo, non sono molto vicini alle cose, diciamo, per cui noi siamo vocati. Forse, non so, mi viene in mente Zelda, potrebbe essere quello che in qualche modo si avvicina di più, però sicuramente sono abbastanza lontani dal tipo poi che c'entra, cioè, sarebbe interessantissimo per tante altre ragioni, questo
questo è chiaro, però come proprio come tipo di opera che facciamo noi sicuramente siamo abbastanza distanti, insomma. Va bene Luca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, è stata una conversazione veramente piacevolissima e molto molto densa e intensa, quindi grazie mille davvero ancora e in bocca al lupo per questo tuo nuovo progetto. Grazie a te, grazie a voi per l'invito, si dice grazie anche al lupo, no? Perché mi hanno detto che in realtà il lupo in bocca è perché teneva il cucciolino e lo portava al riparo, quindi non si deve dire crepi al lupo, quindi ringraziamo anche il lupo. E per concludere abbiamo Federico Laudani, cofondatore di Stormind Game e Art Director, e Chris Deril, creatore e game director di Remodared. I remind you that you were sedated with a dose of Phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Il gioco è disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 6 settembre. Ciao Federico, grazie per aver accettato il nostro invito. Come da rito ti chiedo di presentarti e di introdurci il tuo team. Ciao Gabriella, ciao a tutti. Io sono Federico Laudani, co-founder e art director di Stormind Games. Siamo uno studio specializzato nello sviluppo di videogiochi premium per PC e console, basati su storie intense con un visual style distintivo. Il team ad oggi è composto da 33 persone, altre 15 persone che sono collaboratori esterni, tra artisti, 3D, abbiamo sviluppatori, abbiamo writers, designer, tutti chiaramente con un'esperienza nella creazione di videogiochi e di film in CGI. L'azienda è nata nel 2016, quando il mio amico e collega Antonio Cannata, che ad oggi è il CEO di Stormind, abbiamo deciso di sviluppare la storia creata da Chris Deril, che lui aveva già in cantiere, aveva già scritto molti anni prima. Una volta letta la sceneggiatura, diciamo che ci siamo subito resi conto che la sceneggiatura aveva un enorme potenziale per diventare un videogioco e quindi abbiamo accettato la sfida di creare il nostro primo videogame. Ad oggi quindi siamo gli sviluppatori della saga di Remastered, abbiamo fatto il primo gioco che è Remastered Torment of Fathers, che è uscito nel 2018, e il prossimo 25 agosto uscirà Remastered Broken Porcelain. Senti, il genere è horror, tanto al cinema ma quanto nel videogioco, visto che qui giustamente parliamo di videogiochi, è un genere effettivamente un po' affollato, definiamolo in questa maniera. Secondo te Remodeled, cosa distingue Remodeled rispetto a tutti gli altri videogame horror? Noi fin da subito abbiamo infatti cercato di distinguere Remastered rispetto agli altri giochi, cercando di non ricadere nei soliti cliché che sono sempre visti e rivisti negli horror, di cercare di non far fare al personaggio delle scelte magari certe volte anche abbastanza inverosimili, diciamo, perché in molti horror succede sempre che vai a metterti in situazioni assurde senza neanche essercene motivo. Quindi fatto questo abbiamo studiato in modo da cercare di dare un'esperienza più realistica possibile, cioè ci siamo chiesti cosa faremmo noi se fossimo nella situazione della protagonista, quindi abbiamo cercato di dare spiegazione a qualsiasi cosa, il fatto di essere chiusi, di non poter uscire, di non trovare, non ci sono altre vie di fuga, quindi per forza devi risolvere gli enigmi per uscire dalla casa. Infatti per questo Remastered è anche stato definito come un survival horror pure realistico, proprio per questa nostra voglia di renderlo quanto più realistico possibile al giocatore. Con l'esperienza di Remodeled cosa hai imparato? Qual è la lezione che avete più imparato come team e anche tu come singolo poi? Abbiamo imparato tantissimo dallo sviluppo del videogioco, del nostro primo videogioco. Noi avevamo come studio un background su piccoli cortometraggi in CGI, quindi in animazione CGI. E quando abbiamo cominciato a sviluppare Remastered eravamo meno di 15 persone, quindi eravamo un team veramente piccolo. Molti di questi ragazzi, io stesso, abbiamo imparato molto proprio sviluppando il videogioco e da lì abbiamo capito tante cose, soprattutto dal punto di vista manageriale, dal punto di vista delle scadenze, lavorare con delle scadenze serrate, assegnazione dei task, quindi uso di software anche manageriali. Da lì abbiamo cominciato a definire tutta una serie di procedure standard che adesso nella produzione del secondo videogioco ci stanno aiutando parecchio, cioè diciamo che ci stanno aiutando in maniera molto forte. Inoltre poi chiaramente dopo il primo videogioco le nostre competenze si sono
sono aumentate, sono migliorate, tutti noi abbiamo avuto un miglioramento in maniera esponenziale, diciamo. Penso che già qualcosina si intravede dai trailer del secondo capitolo, che si può notare che adesso siamo riusciti a creare un ambiente ancora più immersivo, ancora più realistico. Abbiamo lavorato molto sulle animazioni, rifiniture di motion capture, abbiamo lavorato molto sull'illuminazione, quindi cercando di ricreare un'illuminazione quanto più verosimile possibile. Diciamo che c'è stato un netto miglioramento, penso che i giocatori che giocheranno a Broken Pulse ne se ne accorgeranno. Invece, quando è nata l'idea di portare il primo Remothered su Nintendo Switch? L'idea è nata dopo che Remothered Tormented Fathers uscì su PC, quindi avevamo già pensato di portarlo sulle console, e quindi ci siamo detti a questo punto di portarlo anche su Nintendo Switch. Però chiaramente all'inizio diciamo che non è stato proprio una cosa facile, perché giustamente sviluppando prima un gioco per PC e poi cercando di fare un porting sulle altre console a primo videogioco, non avendo esperienza, non è stato per niente facile. Infatti da adesso, dal secondo capitolo, già da subito abbiamo cominciato a sviluppare il videogioco in un approccio diciamo multipiattaforma, e quindi siamo partiti, ti posso dire che siamo partiti subito con la Switch, subito con la Nintendo Switch, anche prima ancora di avere personaggi e ambientazioni già fatte. Abbiamo cominciato a fare le prime build, a testare i primi frame rate, proprio perché volevamo dare il massimo anche su questa console. Che tipo di supporto avete avuto da Nintendo per quanto riguarda appunto la realizzazione del porting? Nintendo ci ha aiutato parecchio su tutte le nostre domande a livello tecnico, e devo dire che la piattaforma, il Nintendo Developer Portal, ha risposto a tutte le nostre domande, a tutti i nostri dubbi, quindi ci hanno seguito abbastanza. Quanto è importante per voi e anche per il vostro gioco poi il concetto di portabilità di Switch? Parecchio, perché la portabilità, diciamo che un po' per tutti i giochi è bello sapere che tu chiaramente puoi avere il tuo luogo di svago, il tuo luogo a casa di gioco, però è anche bello per esempio poter giocare a un gioco come Remothered, un survival horror, che ne so, o di notte quando sei tra le lenzuola, o in una foresta quando sei in campeggio. Cioè, sicuramente ti trasmette altri tipi di emozioni e sei molto più suggestionato. C'è un brand di Nintendo su cui ti piacerebbe, vi piacerebbe lavorare? Sì, chiaramente sì, perché noi non sviluppiamo solo videogiochi horror, ma abbiamo nel nostro team un po' tutti, siamo appassionati anche di altri generi come l'action RPG, e chiaramente tutti i membri del team farebbero i salti di gioia se potessero partecipare allo sviluppo di un gioco come Zelda, come Pokémon e chiaramente come Super Mario. Senti, Remothered è un progetto assolutamente internazionale che ha avuto anche una risonanza internazionale molto importante. Come lo vedi invece lo sviluppo dei videogiochi italiani? In Italia, o meglio? Allora, il nostro approccio è stato sempre quello internazionale, comunque non ci siamo posti dei limiti, siamo subito andati su un'espansione globale per quanto potevamo fare, anche perché all'inizio il videogioco il marketing è stato fatto interno, quindi abbiamo, come dire, abbiamo autoprodotto, diciamo, Remothered Tormented Fathers. Siamo anche molto orgogliosi del fatto che, avendo fatto il primo videogioco, essendo la nostra prima esperienza, e già con il primo videogioco abbiamo subito vinto il premio come miglior gioco d'Italia dell'anno. Questo ha dato, come dire, una scossa a molti studi che sviluppavano, a parte i grandi, i big. Adesso vedo che ci sono molti più studi che stanno cominciando a fare più o meno lo stesso approccio che abbiamo avuto noi, quindi mettersi seriamente a sviluppare un videogioco e a dare valenza non solo dal punto di vista della programmazione e produzione, ma un po' a curare tutti gli aspetti del videogioco, quindi quelli che sono anche preproduzione, i contatti con i vari publisher, i contatti con i vari distributori, quindi occuparsi un po' di tutto l'aspetto del videogioco, perché il gioco non è solo programmazione e animazione, ma c'è tutto un mondo che sta dietro. Federico, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per aver risposto alle nostre domande. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie ancora e alla prossima.
Ciao Chris, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Io direi che come prima domanda sciogliamo proprio il ghiaccio con il classico, quindi ti chiedo di introdurre te stesso e anche il tuo team. Io sono Chris Darryl, game director di Remadred, nonché autore generale della saga, ma ovviamente prima di Tormented Fathers e ora di Broken Porcelain. Collaboro attraverso Daryl Arts con Stormind Games, che è il team di sviluppo che ho avuto, con cui ho avuto il piacere di lavorare e ovviamente il piacere, il grandissimo onore e onere di dirigere. Allora ti direi di raccontarci brevemente la premessa di Remodered. Remodered nasce come un piccolo sogno nel cassetto quando avevo poco più di 16-17 anni. Dal principio era un'idea su carta, varie raccolte di post-it, vi dicendo, bozze, disegni, e da quello poi, dopo un'opportuna comunque carriera, per così dire, dopo sembra che già sia finita, ho avuto modo comunque di iniziare questo percorso con tre amici e soci, appunto, in Daryl Arts, dal quale poi è nata una partnership con i ragazzi di Stormind Games, da cui appunto è nato questo progetto Remadred. Io già lavoravo per altre aziende, un'azienda canadese, un'azienda giapponese, poi ho detto a un certo punto che okay, ora è il momento che mi conceda al mio sogno, piuttosto che lavorare sempre e solo per altri. Quali sono stati gli horror ai quali magari ti sei ispirato, non solo in ambito videoludico, ma anche in ambito cinematografico per il tuo Remodeled? Io ti dirò, io in realtà sono un grandissimo gamer dall'infanzia, anche grazie ai miei fratelli che da bambino, dandomi il joypad staccato del Nintendo, del Super Nintendo, mi dicevano di dargli la cosiddetta potenza, una forma di bullismo innocente, che in realtà mi ha già iniziato a questo genere comunque multimediale. Parallelamente ho sempre avuto una passione sfrenata per il cinema, anche grazie comunque alla cultura cinematografica indotta poi da mia madre. Io infatti da piccolo ho la passione sia per i film Disney, come penso tutti quanti noi del periodo fine anni 80, anni 90, e alla fine questo comunque mi ha permesso di avvicinarmi ad entrambi i media e a comprendere sempre di più quanto in realtà i due siano veramente a braccetto, siano complementari l'un l'altro. Ti dirò, io la mia ispirazione non è solo esclusivamente horror, perché amo l'horror, ma l'horror cinematografico va preso un po' con le pinze, non ci sono grandissimi esempi e non sono molto costanti. Diciamo che all'anno, se no, può uscire un esempio di horror veramente riuscito. Metterei il classico Rosemary Baby di Polanski, Il silenzio degli innocenti, ma anche Mulholland Drive, anche se non viene ritenuto horror, anche se poi indaga e approfondisce la questione della memoria e dell'interpretazione dei sogni di Freud, e lo fa in modo talmente viscerale che può essere considerato comunque horror proprio nel termine esatto del termine. Io ovviamente sono cresciuto a Pane e Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark, Clock Tower e poi tutti quei vari titoli che magari non hanno avuto un grandissimo seguito come saghe particolari, come può essere Hunting Ground o Amnesia e via dicendo. Invece uno degli strumenti classici poi dell'horror sono ovviamente la suspense e il cercare di creare comunque un'atmosfera il più possibile ansiogena. Cosa uno deve tenere conto affinché questi elementi siano appunto un vantaggio per il giocatore per creare questo tipo di atmosfera senza farli diventare poi un handicap, perché appunto non sono strumenti facili da gestire? Tutto ha bisogno di equilibrio. Quando si pensa ad esempio alla musica, tutti pensano alla musica come una sequela di note messe su uno spartito. In realtà sono anche i silenzi a fare la musica, sono i tempi di riposo tra una nota e l'altra a fare la musica. L'obiettivo principale di qualunque game director, che sia uno sceneggiatore o che sia un direttore artistico, che comunque si cimenta nel creare un senso di angoscia, di malessere, di paura in un videogioco come in un film, deve avere la consapevolezza di creare una sorta di roller coaster in cui alla fin fine ti ritrovi a fare questa lenta salita preparandoti al capitombolo e alla discesa, ma poi hai questi momenti in cui non puoi fare 8000 discese consecutive, ma devi preparare, devi accompagnare comunque il giocatore o lo spettatore. Spesso e volentieri sappiamo benissimo, ora è l'era del jumpscare, del facile jumpscare, per cui si crea una forma talmente prevedibile
Per cui, nonostante tu sia consapevole del fatto che a breve arriverà il jumpscare, è più la capacità stessa del musicista o del sound designer che poi crea effettivamente quell'esito di salto sulla sedia. Però, a conti fatti, si sta esagerando, è un po' come adesso è diventato un elemento a braccetto del genere horror, per cui è come se fossero una sorta di come se si fosse inflazionato al jumpscare. Horror è quando hai jumpscare, non è sempre così. Senti, anche da questo punto di vista, un punto di vista narrativo e strutturale, quanto è difficile riuscire a creare un giusto equilibrio fra la libertà che io do a un giocatore, soprattutto in ambito horror, e quella che poi è la storia che ovviamente è lo sviluppatore che deve decidere, perché comunque ti deve portare in un certo tipo di direzione, dandoti l'illusione di essere libero di fare determinate scelte. Da questo punto di vista dipende anche moltissimo dal genere che si sta realizzando. Mi viene da pensare a un Until Dawn e poi al tempo stesso un Dead by Daylight, per cui sai benissimo che hai, cioè parliamo proprio di l'uno l'antitesi dell'altro in termini proprio di genere videoludico. Credo che poi tutto sia dato anche dalla risposta del pubblico. Un Until Dawn ha spaccato di brutto, forse anche perché era comunque la novità, sappiamo benissimo che là la libertà è data più da quanti personaggi a quanti fatti riesce a salvare, un Dead by Daylight, perché ti permette di sviluppare o migliorare le capacità e le abilità del tuo personaggio e di comunicare comunque con la community. Lì è tutto, cioè tutto dipende dal genere a conti fatti. Secondo me, se ovviamente l'interazione viene ridotta all'osso, tanto vale comunque vedere un bel film piuttosto che credere di star giocando a qualcosa in cui il massimo che fai è scegliere vado a sinistra o vado a destra. E qui si crea ovviamente un elemento binario, per cui in questi giochi è necessario, non puoi dare un gioco che è tutto da guardare e poi in realtà non ha neanche variabili narrative. Invece, se possiamo strapparti qualcosina, cosa puoi raccontarci di questo Broken Porcelain? Broken Porcelain è una sorpresa anche per me. Io sono emozionatissimo, sono in ansia, penso si vede, sono un po' sudato. Però secondo me sarà una sorpresa per tutti. È un piccolo gioco, si mantiene un piccolo gioco indie, ne vedrete delle belle, farà sicuramente paura quelli lì, non ci saranno tantissimi jumpscare, è una mia richiesta esplicita, mi sono battuto per questo, ce ne sarà qualcuno ovviamente, ma non scriptato, ne vedrete tanti ma non scriptati, visto anche comunque l'intelligenza artificiale dei nemici comunque non è scriptata, quando ci capiterà comunque di essere beccati saranno loro a farci sobbalzare, ma potrebbe capitare su un piano, su un altro piano, in una stanza piuttosto che in un'altra. È una storia molto triste quella di Remote Broken Porcelain, si era già capito un pochettino la dinamica narrativa del primo, anche se poi a conti fatti sono rimaste parecchie domande senza risposta. Nel secondo molte domande, soprattutto quelle del primo, verrà data finalmente una risposta a determinate domande e si aprirà una storia particolare come allegoria dell'importanza della memoria e anche della malattia dell'Alzheimer. È la prima volta che dico una cosa del genere, in realtà è super esclusiva, in realtà vedrete che piega prendere il gioco molto molto presto, anche perché ormai parliamo di poco più di un mesetto, e tra l'altro nonostante il contesto narrativo principale sia horror, in realtà la storia fulcro, il nucleo vero e proprio della storia in realtà è una storia molto drammatica, molto toccante, è una storia d'amore. Chris, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per aver risposto alle nostre domande, insomma in bocca al lupo allora per Broken Porcelain. A presto, grazie. Grazie mille, ciao! Ragazzi, spero che vi abbia fatto piacere assistere a questo spaccato sullo sviluppo della scena italiana dei videogiochi. Ci rivediamo l'anno prossimo con il First Playable e l'Indie Summit. Grazie ancora per essere stati con me, ciao!